processo di Viscardi speciale mondiale in collaborazione con Gran Mondiale. Fujifilm sarà. Buonasera da Parigi, siamo ancora qui a commentare, discutere, criticare l'eliminazione della nazionale italiana dal Mondiale di Francia 1998. Siamo stati sconfitti e rispediti a casa dalla Francia dei tanti assi del nostro campionato. Siamo stati scacciati ai rigori, una maledizione che ci perseguita nelle sfide mondiali decisive. Subito dopo la partita, Francia-Italia, nell'edizione straordinaria del processo ai mondiali, abbiamo mosso senza mezzi termini, come nel nostro costume, a Cesare Maldini l'accusa di aver escluso da titolare, dal primo minuto della formazione, dalla sua squadra prediletta, quella dei suoi fedelissimi, Roberto Baggio, il campione amato e richiesto in azzurro come titolare da tutta l'Italia calcistica. Mi è stata data l'opportunità di contestare in diretta e dunque pubblicamente il CT Azzurro questo suo clamoroso errore. Cesare Maldini non ha gradito, ha farfugliato una difesa di circostanza e si è dileguato sottraendosi al faccia a faccia. Rivediamo insieme questo episodio che apre il nostro dibattito. Ma prima voglio annunciarvi un televoto, che è un televoto che, insomma, sul quale discuterà sicuramente tutta l'Italia calcistica dopo l'eliminazione dell'Italia da parte della Francia. È colpa di Maldini se siamo fuori dal Mondiale? Se sì, è colpa del nostro CT Azzurro per gli errori che gli sono contestati e per altri che vedremo nella discussione tra poco. Allora dovete chiamare il numero 0878-6501. Se siete convinti che Maldini non abbia colpe specifiche da rimproverarsi, né generali, allora votate no e chiamate il numero 0878-6502. Ma se andiamo e vediamo Maldini nel dibattito, per così dire, faccia a faccia quello che ha evitato, con me nell'edizione subito dopo la partita Francia-Italia. La tua opinione su questa partita? Che cosa c'è nel tuo cuore? Penso a amarezza, però dici come stanno le cose. Io penso che la nostra squadra abbia disputato una buonissima prima gara. La domanda, signor Jacquet, alla fine di una partita così intensa. Peccato, perché siamo usciti al calcio di rigore dopo i tempi supplementari. Della qualità della squadra. Pare che sia una maledizione, è il terzo mondiale che usiamo in questo modo. Però non ho nessun appunto da fare ai miei giocatori perché si sono comportati in un modo stupendo. Senti, hai qualche appunto sul tecnico? Lei ha pensato che la squadra francese. Ma questi sono gli altri che devono decidere. Senti, abbiamo visto nel primo tempo, secondo il nostro parere ovviamente, un Alessandro Del Piero che non è riuscito a ribadire quello che ci si aspettava da lui. Non era forse meglio puntare su un Roberto Baggio? Ragioniamo sempre col se e dopo, è troppo facile. Io ritenevo che Alessandro Del Piero meritasse questa chance, è tutto qui. Come hai reputato la prova di Alessandro Del Piero? Ma io in questo momento non voglio giudicare la prova dei singoli, io giudico la prova della mia squadra. Io sono completamente soddisfatto. Senti, non ti sembra che a volte abbiamo subito troppo questa Francia? Giocavamo contro una grande squadra in casa sua. Però, se ricordo bene e credo di avere buona memoria, ci hanno impensierito due volte. Tutte e due volte con Djorkaeff, nel primo tempo e alla fine. Non hai mai pensato magari di inserire anche un attaccante fresco come Pippo Inzaghi? Per carità, si può fare solamente tre sostituzioni. Senti, cosa c'è? Cosa rimane di questo mondiale a questo punto? È una buonissima cosa, abbiamo disputato 5 partite, non abbiamo mai perso. Credo che i punti che abbiamo fatto ce li siamo meritati. Abbiamo fatto soffrire tantissime squadre. Io da parte mia sono soddisfatto. Senti, cosa hai pensato? Qui tiri dal dischetto, cosa è passato nella tua mente, nella mente di tutti i tuoi collaboratori in quel momento? Diciamo che ti passa davanti tantissime cose. Però chiaramente la realtà è questa, quando vedi che si sbaglia o che si piglia le traverse, sai, dopo un'ora e mezza di partita, dopo i supplementari, magari i tuoi giocatori sono un pochino annoiati. È un peccato perché avevamo anche un rigore di vantaggio. Abbi pazienza e ti devo passare un attimino. Sì, ma io non voglio rispondere. No. Allora.
È possibile fare una domanda? Io voglio fare una domanda. Sì, dimmi, dimmi, glielo dico io, glielo dico io. Domanda solo a Maldini, non si deve arrabbiare, perché io faccio la trasmissione come lui fa la formazione. Sì. E gli voglio chiedere, altrimenti i critici poi dicono che io lo critico prima, poi quando arriva lui avrei quasi paura. Maldini dimmi. È un amico, io lo rispetto, però ho il dovere di chiedere, a conto di tutti gli italiani, perché non ha fatto giocare Baggio, perché non ha sostituito ecco, Del Piero, dallo studio... che chiaramente non piava palla, Cesare, abbi pazienza. No, Aldo... È una domanda, perché... Ti chiede, dice, a nome di tutti gli italiani, perché non hai fatto giocare Baggio? Queste sono sciocchezze, scusami. Scusa Aldo, eh. Ma perché sono sciocchezze? Ma lo dice, c'è tutta l'Italia, ma di tutta l'Italia dice sciocchezze. Vabbè, insomma, ecco. Io... Ecco, vedi, il contraddittorio non l'accetta, cari critici, cari amici. Avete visto come l'Italia, quando si perde, un commissario tecnico non può rispondere delle sue azioni. Quindi è inutile che ci si dica che uno usa due metodi. No, il metodo critico è uno. Noi abbiamo fatto sempre, da questi banchi di Parigi, del processo ai mondiali, una critica costruttiva nei riguardi di Maldini. Abbiamo detto, sbaglia a non far giocare Baggio, fai giocare Baggio, lo vuole tutto il popolo italiano, abbiamo fatto i televoti, si è espresso un televoto persino con una maggioranza del 93-7, perché, niente, ha insistito su Del Piero, deve avere il coraggio di ammettere che ha sbagliato, non ci vuole niente, perché chiunque lavori può sbagliare. Sbaglio io a fare delle trasmissioni, sbaglio a fare delle puntate, sbaglio diciamo, nello scegliere certi temi, sono criticato dai giornali, quando e se i critici ritengono che io sbaglio, e noi abbiamo il dovere e il diritto di criticare Maldini. E lui ci dovrebbe stare alla critica. Mi dispiace perché così non si dimostra sportivo Maldini. Ecco, questo era il Cesare Maldini che praticamente è sfuggito alla responsabilità delle risposte, alla necessità di accettare un dialogo, perché lui deve rispondere perché non ha fatto giocare Baggio dall'inizio, perché non l'ha considerato mai nella sua formazione prediletta, perché la formazione della nazionale italiana non è la sua. Lui è il commissario tecnico, quello che ha la responsabilità di scegliere gli uomini, però noi abbiamo la responsabilità di criticarlo e lui può respingere o accettare la critica, ma ha l'obbligo di rispondere e di spiegare il suo operato quando poi si arriva a questi risultati negativi contestati da tutti. Laura, agli ospiti e poi subito il dibattito. Buonasera a tutti, con noi questa sera Italo Cucci, direttore del Guerin Sportivo, Giacomo Bugarelli, Tele Monte Carlo, Gino Menicucci, inviato di Supersport, Alessandro Ottobelli, campione del mondo del 82. Buonasera. Toni Damascelli, inviato del giornale. Massimo Caputi, Tele Monte Carlo. Buonasera. E Antonio Caliendo, procuratore di grandi giocatori. Salute. E allora subito, Italo Cucci, hai sentito il mio prologo, hai sentito le risposte di Maldini, tu già ti sei espresso diciamo in diretta dallo Stato di Saint-Denis in compagnia di Giacomo Bulgarelli e Massimo Caputi. E io vorrei insomma che venisse commentato sia questa posizione di Maldini, questa non accettazione della critica, sia gli errori se li ha fatti. Perché io dico di sì, Aldo, però può essere che voi non siate d'accordo con me. Nel momento delle responsabilità poi ognuno si prende le sue. Per esempio io posso prendermi anche quella di avere sostenuto con molto fervore Maldini e le sue scelte, fino a quel fatale momento in cui non ho più capito che cosa stava succedendo a proposito del caso Baggio e del caso Del Piero. Voglio essere poi ancora più largo, perché sospetto di baggite e sarebbe fin troppo comodo per me continuare a difendere Baggio. Dico che la cosa più macroscopica di questa gestione delle ultime partite italiane è stata quella di voler far giocare a tutti i costi Del Piero in condizioni fisiche negative, ed è inutile che vengano i Lippi e tutti quanti quelli che sbarcano a Parigi a dire Del Piero è stato massacrato perché i giornalisti non hanno capito che è il suo momento, è inutile che ci vengano a raccontare le palle di Paolo Rossi, che doveva arrivare sul carro celeste all'improvviso a Saint-Denis, scendere in campo, prendere le sembianze di Del Piero e metterlo dentro, è inutile che ci vengano a raccontare tutto questo, ma soprattutto è sbagliato che il commissario tecnico non dia una risposta elementare a un così grosso problema, quello di dire l'ho fatto giocare perché io ero convinto che fosse in perfetta condizione. Dopodiché sarebbe bello obiettargli... Ma darci una spiegazione qualunque. Io vorrei poi obiettargli che cosa ci stavano a fare lui, i preparatori, se si sono mai parlati insieme, e vorrei anche aggiungere a questo punto, visto che parliamo di ragazzi dotati di intelligenza e di altre capacità, che Del Piero oggi ingiustamente vittima di un ipotetico massacro critico, perché lui
quello che è stato sacrificato sul campo. No, ma voglio dire, ingiustamente, perché è stato mandato al massacro. Salvo, scusa, volevo fare un'ultima considerazione. Salvo quella che se io fossi stato Del Piero sarei andato dal tecnico e gli avrei detto: Cesare, Cesarone, papà, zio, nonno, non so come lo chiamano, io non sono in grado di giocare perché non sto sulle gambe. Ma perché, scusa Italo, però un allenatore non è capace di vedere come sta questo giocatore. Tutta Italia sapeva la sua condizione. È un mistero. Ma il mistero si rende più fitto se lui sfugge. I giornali hanno sostenuto tutta questa politica di Del Piero negli ultimi due giorni. Ma i potenti hanno. Ma non è vero, i giornali hanno sempre sostenuto. Speriamo che Alex ci smentisca. Oh, io ho letto i titoli dei giornali, quindi tutti i giornali. Allora. Perché ci abbiamo la rassegna stampa tutte le sere. I più belli erano quelli di stamattina, dove Del Piero diceva nell'intervista di ieri: ho giocato male, vorrei giocare meglio. Quindi vuol dire che siamo arrivati proprio all'ultimo istante con un interrogativo che non si concede neanche alla partita d'apertura. Io dico una cosa, il giocatore, sapevamo prima del Mondiale di avere un grande giocatore, che era Alessandro Del Piero, il più grande giocatore della nazionale italiana. Parlo prima del Mondiale. Sì, non ma questo è fuori discussione. Allora, no, attenzione. Poi abbiamo saputo, abbiamo capito, avvicinandoci al Mondiale, che Alessandro Del Piero non stava bene. Lo ha dimostrato lo stesso allenatore, perché nella partita di oggi Alessandro Del Piero è stato sostituito da Cesare Maldini, non da noi. Non da L'errore noi. Di oggi per me non è stato quello di far giocare Del Piero e non far giocare Baggio. L'errore è quello di non aver sostituito Del Piero dopo 45 minuti. O dopo 30, dopo o dopo 77. 20. Ecco, questo allora uno si chiede. Ma già dall'inizio. Sì, d'accordo Italo, però l'hai visto così. Era quello di mio sul fallo commesso a Deschamps, su Deschamps. Un fallo che può fare solo una persona che non è in condizione fisica. Forse psicologico. Si sono rovesciate le posizioni naturali tra un allenatore e un giocatore. Cioè, un allenatore è capace di distinguere la condizione atletica di un giocatore. Tutti noi, tutti gli allenatori, chiunque abbia visto Del Piero, sapeva che non era in condizione. Per lui era in condizione. Questo è punto, questo è l'errore. Perché lui premeditatamente ha detto: gioca Del Piero. Baggio per me nasce riserva e deve finire riserva in questo Mondiale. Questo è il punto. Questo è un errore. Infatti quello che hai detto per me ha ragione, perché secondo me come fanno a non capire uno staff che è così se ai tempi nostri che eravamo a metà della pietra non c'era neanche da capire, c'era la pressione eccetera, perché ogni due secondi sono visitati, controllati, visti, e gli fanno delle analisi. Giacomo, e allora come fai a non capire? Allora scusate, vorrei dirvi questo, mi dicono dalla regia, finora sono arrivate e c'è la Telecom che può testimoniarlo, 26.000 telefonate, vedete il sondaggio, eccolo lì. Maldini ha sbagliato, sì, al 76%, no, al 24%. Questo è per ora il responso del popolo italiano. Io posso dire una cosa? Io vorrei dire questo. Quello che, no, ma proprio un flash, no, un flash. Prego. Quello che ha fatto Maldini con Del Piero, io non capisco perché non l'ha fatto con Albertini, nel senso che Albertini è stato sostituito dopo la prima partita. E poi è sempre entrato dopo, invece Del Piero la sacra congregazione degli azzurri. Adesso è fin troppo facile però. No, noi l'abbiamo detto prima, per noi non è facile. Era difficile. Io credo una cosa, che se avesse perduto diciamo durante la partita normale dei 90 minuti, allora secondo me era molto più criticabile. Però sì, una ma non cosa è criticabile per il risultato, è detto criticabile per il fatto che si è visto, tutti gli spettatori hanno visto, chiunque abbia visto la partita ha notato che Del Piero non prendeva palla. Un colpevole bisogna sempre trovarlo. Io ho seguito con Menicucci che aveva una posizione preconcetta, è stato però onestissimo. Ha detto, dovrebbe sostituire, è vero Gino, dovrebbe sostituire Del Piero, perché qui non si tratta di partiti. È vero, io ho detto questo, lo dovrebbe sostituire, sono d'accordo, però la colpa non la voglio nemmeno dividere fra Baggio e Del Piero. La colpa è che l'Italia a centrocampo non ha mai preso la palla. Questo è vero fino a un certo punto, è vero questo, è vero. Mai presa. Entro nel posto, io dall'intervista. Nel fulcro della partita. Loro ci hanno giocato 80 minuti nel mezzo e appunto è stato sbagliato. Ma cosa hanno E ci hanno sempre messo il pallone. Ma cosa hanno cambiato?
combinato? Cosa hanno combinato? Hanno tenuto la palla Hai loro. Visto che avevi ragione anche facevi, se lo dicevi certo, per scherzo certo, che era una Francia certo, chiaramente battibile, bravo, ma non in 10, ma certo, non rinunciando all'uomo più importante che Aldo, era, ma doveva quando, essere Del Piero, ma quando scusa, centrocampo scusa, per scusa, andare a prendere la palla anche un po' più in là, una la volta, Antonio, una la volta. Io stavo finendo un discorso, se permettete, dall'intervista che è stata trasmessa prima, cioè dal che mancato stata faccia a faccia, caldo, dal parziale faccia a faccia. D'accordo. Maldini ha detto una cosa, io sono tranquillo. Perché sono tranquillo? Perché io non ho perso nessuna partita. Se oggi andiamo a casa, perso, scusami perché bene, perché se oggi andiamo se a casa, mondiale, vuol dire che vuol se dire? È tranquillo lui è soddisfatto, vuol dire che lui ritiene che la nostra nazionale non era all'altezza di essere campione del mondo. Grazie per questa superlogica, ma il problema è che noi stiamo criticando proprio questo ragionamento. Lui sarà sereno, però ha sbagliato. Ecco, questo vabbè, è il punto, noi questo contestiamo. Adesso lui deve rispondere se ha sbagliato o no perché ha fatto il Del Piero. A parte Baggio e Del Piero, scusa un attimo, se un allenatore italiano, qualunque allenatore italiano, ci presentasse dalla B alla A una squadra in quelle condizioni divisa, con uno in fondo, due che non sapevano dove andare, lo massacrerebbero. Ci sarebbero i due che non sapevano. Io una cosa sola, è rimasto lassù. No, io sinceramente non esageriamo. Giro, sinceramente come si è svolta attimo, la partita. Antonio, scusa un attimo, ma perché tocca a me. Tocca a me questo, adesso. Ti gratta la testa. Giro, tocca a me, scusate. Voi sapete benissimo la posizione che ho preso dalla prima giornata che ha giocato l'Italia. Io ho sempre detto che Baggio, dopo la prima partita, ha dimostrato di essere un giocatore che meritava detto, la scusa, riconferma. Hai sempre detto sì, che i giocatori più in forma giocano sia nelle squadre di campionato sia di nazionale, io soprattutto sia un mondiale. Hai aspettato la prima partita del mondiale. La prima partita del mondiale. C'è qualcuno che lo dice da qualche anno. Sì, comunque, sì, la prima partita del mondiale. L'importante è avere fede. Io ho visto che Del Piero non aveva ancora recuperato. Baggio ha giocato una partita splendida, magnifica, e secondo me andava confermato anche le altre partite. Perché? Ho sempre Spilo, detto che il posto in squadra, caro Italo, il posto in squadra bisogna meritarselo. È stato perché messo non lo deve lasciare nessuno. No, il posto in squadra uno se lo deve. Io non sono d'accordo di una cosa. Aspetta, il posto in squadra uno se lo deve guadagnare partita dopo partita. E non è che glielo lasciano in eredità. Però io ho visto che tutti hanno accettato l'idea di recuperare Del Piero, perché Del Piero poteva essere il giocatore che sì, ci poteva trascinare Spilo, in finale. Tu noi possiamo se sbagliare a posizione critica, tu potevi sbagliare, Menicucci forse è stato troppo questo, ottimista, noi facciamo i critici, Aldo. Ma Maldini deve rispondere perché Aldo ha scelto il giocatore meno in forma. Io penso che risponderà, magari non il giorno. Beh, io capisco anche che fino sono a un certo affari punto miei alla RAI, a noi io sono ti dico una cosa, l'errore è stato quello di perseverare nell'errore iniziale. Faccio un esempio di un'altra nazionale. Un'altra nazionale, l'Inghilterra, è partita e non giocava Owen. Nella nazionale inglese giocano Shearer e Sheringham. Noi abbiamo detto che dopo era un matto, però. Noi prima abbiamo di cominciare la partita matto, abbiamo no, detto che era un matto. Allora, lui ha giocato, allora, prima della partita. Durante la partita, Sheringham non l'ha mai vista con la Tunisia. Sì, la seconda partita, lui ha capito che doveva giocare questo ragazzino, perché stava no, meglio. No, veramente pare che gliel'abbiano fatto capire i giocatori. Io so che sì, ha giocato sì, Owen. Sì, sì. Ecco. Ma tu hai detto allora, una cosa, se Massimo. Se tu dici, allora, hai detto una cosa, non vorrei che fossero stati i giocatori a convincere Maldini che Baggio doveva stare allora fuori. Allora, posso dirti una cosa. O che doveva giocare Del Piero. Allora, se i giocatori hanno deciso che doveva giocare Del Piero, hanno più colpa di Maldini. Che lui dice, perché sono stati i giocatori, no, ti dico, perché è un'ipotesi, ma è ancora più grave la sua colpa. Scusa, io sto cercando di capire che c'è un altro allenatore come Zagallo, ma che era partito tecnico, con Giovanni tecnico, convinto che lui. Giovanni poteva fare il titolare del Brasile, che dopo una partita lo ha tolto. Allora, quindi, anche gli allenatori che magari noi consideriamo pazzi o mediocri, alla fine un po' si ravvedono. Lui non si è mai ravveduto. Fino a prendersela con lo spettatore che ha detto Baggio con tutto il pubblico, non l'ha messo quando si stava spogliando. Aldo, mi hanno telefonato adesso, c'era un gruppo di tifosi italiani, gli unici presenti sulla curva di sinistra, che hanno fatto baccano per tutta la partita chiedendo Baggio. Oggi erano stati bravi perché erano andati a finire a 100 metri dalla panchina di Maldini e Maldini non ha sragionato per colpa loro. Io volevo dire una cosa, quando parla Caliendo della tranquillità di Maldini,
Io due settimane fa ho detto qui che secondo me Maldini era assolutamente tranquillo perché sapeva che questo era il suo ultimo mondiale, chiudeva la sua esperienza qui perché già così è stato scritto. Ed è per quello che lo ritenevo più coraggioso, ed è per quello che pensavo che facesse qualcosa di più rivoluzionario come aveva cominciato a fare con il Cile. Allora mi devono spiegare o le commissioni interne o dei potenti o un attacco improvviso di follia gli hanno impedito di portare avanti un giocatore che stava dimostrando di meritarsi il posto. Come ha detto Spillo, uno se lo merita di volta in volta, se l'è sempre meritato ed è stato cacciato. Per me c'è, secondo me, una sola valutazione è stata così presa alla leggera, che mentre si avvicinavano i tempi supplementari e quelle che ai rigori, secondo me era proprio da mettere Del Piero e Baggio dentro, perché Del Piero è un rigorista. Questo è stato un altro errore, non avrei mai. Vogliamo vedere un attimo il televoto, perché poi voglio parlare prima della Mascelli, perché poi voglio proprio aprire la questione. Questo, Del Piero, eccolo qua, scusate, 78% aumenta il plebiscito antimaldino. Comunque l'errore non è stato quello di non mettere insieme Baggio e Del Piero, perché comunque Del Piero in quelle condizioni non era utile alla nazionale. L'errore è stato quello. È un'Italia che io, tutte le partite che ho visto io, non c'è, purtroppo, dire, l'impegno è eccezionale dei ragazzi, non ho visto una squadra giocare peggio dell'Italia. Abbiamo visto il Brasile poco fa, abbiamo visto la partita dell'Inghilterra, ma anche le partite mediocri, non c'è uno straccio di gioco anche da noi. Perché questo è il problema. Giacomo, quando abbiamo detto che la partita vera è l'unica che dovrà fare l'Italia è con la Francia, perché le altre partite io avevo detto che avevamo incontrato questa era tre la partita dei mondiali che erano al di sotto già il Cile ci aveva dato un'avvisaglia. Sì, dico, abbiamo trovato tre squadre che non erano squadre alla nostra altezza. L'avvisaglia ce l'aveva dato il girone di qualificazione, noi ci siamo qualificati allo spareggio, occhio, perché noi ogni tanto ci dimentichiamo quello che è capitato un anno fa, quello che è capitato in qualche qualificazione. Maldini, quindi, ha detto che attenzione, eravamo soddisfatti perché non avevamo mai perso, però stavamo per andare a casa. Il problema è questo, noi ci siamo trascinati alcuni equivoci. Abbiamo trovato durante il Mondiale un grande attaccante che ci ha risolto i problemi in quel momento. L'equivoco è stato quello di continuare a pensare che prima o poi il marinaio mantenesse le promesse, che Alessandro Del Piero venisse fuori. Ma non era l'alternativa Baggio Del Piero. No. Il problema, per esempio, per me anche oggi, era quello di Giacomo dice giustamente che ci mancava il gioco. Ma è possibile che uno come Inzaghi abbia dovuto giocare in questo mondiale sei minuti? E in quei sei minuti ha dato la palla a gola a Baggio, per combinazione. Per grazia divina. Io comunque credo, cinque partite non si è riusciti a far giocare uno accanto a Vieri che fosse una punta. Io voglio fare, voglio dire una cosa. Una punta? Voglio dire questo. Scusa Alessandro, io dico questo, perché così diamo anche un valore alle nostre critiche che non sono solamente pregiudiziali nei confronti di Baggio e Del Piero. No, io adesso faccio questo piccolo preambolo per dire questo. La partita è durata, i tempi regolamentari, 90 minuti, come sempre, di cui 70 senza gioco da parte dell'Italia, che se avesse perso in quei 90 sarebbe stato ancora più avvilente, umiliante di come è stato ai rigori. Con i 6 non si fa niente. All'80esimo è entrato Roberto Baggio ed è cambiata la partita dell'Italia. È stata un'altra partita. Dire, non è che noi stiamo dicendo cose solamente. C'è una partita. L'hanno vista tutti gli italiani, quelli che stanno votando a migliaia, a decine di migliaia. È entrato uno in partita. È entrato uno in partita. Uno che sapeva dove mettere il pallone. Ma guarda che sarebbe tragico, Massimo, se si venisse a fare i mondiali con dei preconcetti in valigia, che uno dice dico Baggio perché mi interessa Baggio, poi no, perché abbiamo visto chi era in grado di giocare, perché se io avessi visto Baggio dalla prima partita cotto, avrei detto è venuto in vacanza in Francia, non me ne frega, a me che non importa, a me interessa vincere il mondiale, a me interessa vincere le partite, non con Tizio Cuccaio, con la squadra migliore. Io una cosa però mi dovete convincere, perché qui si sta attaccando Maldini, va bene, è stato coerente fino in fondo, questo bisogna dargliene atto. Testardo e ostinato, per noi coerente, perché ha cominciato per noi testardo e ostinato, e contro l'opinione pubblica. Siamo più in grado noi che viviamo fuori dal campo o dal ritiro, oppure lui
che ci vive tutto il giorno e ci vive a fianco, se sa o meno. Ma allora gli allenatori non sbagliano mai, perché conoscono i giocatori. Ma noi gli italiani li abbiamo trasformati in 52 milioni di allenatori. Tre discorsi diversi. Siccome il ritiro c'era Maldini e non io, io mi chiedo che cosa ha visto, allora, chi lo ha comandato, chi gli ha fatto cambiare idea, chi gli ha detto quello che ha fatto. Io posso accettare, perché voi sapete, benissimo che per quanto mi riguarda Baggio doveva sempre giocare comunque dal primo minuto. Però adesso, prendendo una critica proprio a caldo, io dico, se Del Piero non stava bene, Maldini se ne sarebbe accorto. Quindi, c'è una notizia, mi sembra, di un certo rilievo, me la sta dicendo l'assistente di studio, ma non capisco. Allora darei subito la linea al frate Otello, al collega Paolo Celata. Paolo! Sì, Aldo, allora, buonasera a te, buonasera ai tuoi ospiti e naturalmente i titoli dedicati tutti ai rigori maledetti, definiti maledetti, ma anche alle scelte sbagliate, dicono i titoli dei giornali, di Maldini. Andiamoli a leggere, Il Mattino di Napoli, maledetti rigori, l'Italia torna a casa. E poi Roby Baggio che dichiara, Roby Baggio che è stato inserito troppo tardi. Il Messaggero, cuore azzurro ma senza gioco, gli errori di Maldini, un regalo alla Francia. E poi appunto i rigori, maledetti rigori. Il Tempo, è finita Maldini, la dichiarazione di Cesare Maldini, non ho commesso errori, criticatemi pure ma giudizi sereni. E poi le dichiarazioni di alcuni opinionisti, il regista Franco Zeffirelli, una squadra senza campioni. Oliviero Bea, giornalista che dichiara giocando così male prima o poi si doveva perdere. E ancora Sandro Ciotti, senza centrocampo non si può vincere. Il Corriere della Sera, il mondo è lontano 11 metri, quindi il Corriere della Sera parla soprattutto, parla esclusivamente nel titolo principale dei rigori, della maledizione dei rigori. E poi La Stampa, una dichiarazione di Del Piero, per me è finito un incubo. E poi Baggio, Alex, il futuro è tuo, per me invece è finita qui. A proposito di questa dichiarazione di Roberto Baggio, abbiamo un'agenzia che appunto riporta questa dichiarazione in maniera più estesa. Perdere 3 mondiali su 3 ai rigori è tragico. La prossima volta, anche se mi chiamano, non ci vengo più. Questa dichiarazione è stata un po' una battuta, quindi a proposito di Roberto Baggio rimane un po' una battuta. Non è una battuta invece quella di Paolo Maldini, che anche Paolo Maldini, il figlio di Cesare, dichiara di voler chiudere con la nazionale. La leggiamo questa agenzia. Paolo Maldini, per la terza volta consecutiva ha dovuto dare l'addio ai mondiali ai rigori e sta meditando di dare l'addio alla maglia azzurra. La dichiarazione: in 19 partite disputate al mondiale ho subito una sola sconfitta con l'Eire nel 94, eppure non ho mai vinto niente. In questo momento l'amarezza è tale che magari viene la voglia di chiudere con la nazionale. Questa è la dichiarazione di Maldini, Maldini figlio. Aldo, con i titoli magari ci sentiamo più tardi. Sì. Beh, questa è una dichiarazione di amarezza, ma è una dichiarazione anche di un figlio che vive nell'amarezza, anche per la, diciamo, la critica al padre. Per quella che se ha il fatto capitano il di una nazionale dice una cosa del genere, dichiara una cosa del genere, chiedo ad Altobelli e a Giacomo Bulgarelli, che sono due calciatori, se puoi comprendere. Lo stato d'animo capisco lo stato d'animo di Maldini oggi, perché andare via in questo modo non è piacevole. Poi sicuramente lui avrà capito anche che in questi giorni attaccheranno alla morte suo papà, che è il tecnico della nazionale. I titoli sono chiari, l'Italia fa piangere, Maldini deve andarsene, questi sono i titoli. E lui in questo momento, pensa che la cosa più semplice sia quella di dire che dà l'addio alla nazionale. Però così a caldo, secondo me si non può va giustificare bene, l'amarezza di quel giocatore, però no, secondo me Maldini, un giocatore come Maldini si deve cercare di recuperare, perché fa sempre scene che non avremmo mai voluto vedere. Scusate, mi fate chiamare un po'. Si dicevano al ritiro, io non... Abbiamo tanto da parlare ancora. Guarda bene questa immagine di Zidane Vieri. Questo abbraccio di Zidane Vieri alla fine della partita è bellissimo, mio giudizio. Sì, è bellissimo, però nell'ultima settimana non si sono telefonate, prima si telefonavano tutti i giorni. Questo fa parte del gioco. Guarda lì. Eccola tu lì. Che hai giocato a pallone, la faccia di Albertini che ha sbagliato il rigore. Tu non hai avuto questo momento lì, perché hai avuto il momento contrario. Ridevo io. Quella vittoria, questa di Toni, sì, sto fermo. Dai, 2 minuti e 50 secondi di pubblicità. Chiedo scusa. Parliamo dopo, dai.
Allora, continuano ad aggiungere in redazione i titoli dei giornali. Uno dei più forti, ve l'ho detto, l'Italia fa piangere, Maldini deve andarsene. Vediamo se il televoto rispecchia questo. Sono arrivati, mi dicono dalla regia, 53.000 telefonate finora. Eccolo qui, è ancora 82% sì che Maldini ha sbagliato. Se siamo fuori allora, dal mondiale è colpa sua, il no 18%. Allora io faccio una provocazione. Scusa Toni, io vorrei discutere queste due cose. L'Italia fa piangere, Maldini deve andarsene. Cioè l'Italia non ha giocato bene. È stata una delle partite più brutte disputate dall'Italia e anche dalla Francia. No, è stata una delle partite più brutte. Però l'Italia, la Francia, come ci ha raccontato Massimo Caputi con la collaborazione di Bulgarelli, per 80 minuti la Francia ha giocato, ci ha provato, perché ci ha messo sotto per 80 minuti quando gira del via. Poi la Francia. Io vorrei dire solamente questo: l'Italia ha subito 11 calci d'angolo a 0 in 20 minuti. Finale, in 20 minuti a 0. Roba tra scapoli e 11-2 calci d'angolo, li abbiamo. No, vabbè. Il calcio d'angolo, adesso facciamo anche il discorso di calci d'angolo, mi sembra il tennis. No, facciamo un discorso. No, facciamo un discorso. Sul gioco ci siamo. Se facessero gol lì, Sì, vabbè, ma se il gioco è un discorso, i calci d'angolo, però allora facciamo. Ma, sette Toni, come dire, siamo stati messi in angolo. Scusa, però, Toni, o tu il discorso lo fai finire, o se no rimane sospeso, io faccio la figura del deficiente. No, dico, no. No, lo so, io sto così per dire, no, però. Io stavo dicendo che la Francia nei primi 20 minuti ci ha schiacciato nella nostra area di rigore, non nella metà campo, e l'avevamo previsto. Allora però, siccome si è parlato di situazione ambientale, la Francia che ci avrebbe attaccato, allora la Francia ci ha attaccato, per 20 minuti, ha battuti 11 calci d'angolo. Noi non siamo riusciti mai a fare un passaggio che uno, se non un lancione lungo per un Vieri che poi è arrivato spompato e Del Piero che non c'era. Allora, cosa succede quando tu hai una squadra che gioca in casa forte e una squadra forte che gioca fuori? Dopo la sfioriata iniziale viene fuori col suo gioco, viene fuori con la sua idea di stare in campo. Ecco, fino a 70-80 minuti non c'è stata un'idea. Aspetta, e concludo. Ed è il frutto di quello che dice Giacomo, che l'Italia è una squadra come gioco peggiore di tutte quelle che abbiamo poi visto. Poi se giochi in 10 ancora allora, peggio. E siccome noi siamo l'Italia... Ribadisco, siamo l'Italia, e allora secondo me abbiamo fatto la figura barbina. Allora io dico due cose, poi faccio la provocazione. Mi spieghi perché alla fine della partita Zidane e Deschamps hanno detto per i primi 20 minuti voi non avete visto la palla, dopo i 20 minuti abbiamo incominciato a tremare noi. Certo. Perché? Sono stati emozionali suoi. Ma non è uno stato emozionale. Mi sentiremo tra poco. Io ho un'opinione sicura che la Francia era appena all'altezza del compito. Il discorso è questo. Siamo capitati in un girone sfigatissimo dove mentre nelle altre partite fanno spettacolo e gol, da questa parte, da questo versante del mondiale non si fa niente. Ecco, allora la seconda provocazione, Aldo, è in società con noi nello spettacolo che abbiamo dato oggi. Allora, però ci hanno provato, ecco, questo qui. Comunque voglio dire, questo l'Italia fa piangere, ha fatto piangere l'Italia, a prescindere dalla scultura, dalla maledizione dei calci di rigore. La squadra ha fatto piangere. Io chiedo. I telespettatori stanno dicendo sì, in pratica. Sì. Questo stanno dicendo. L'abbiamo detto anche noi. E i giornali questo dicono. La provocazione è questa. Allora, domani mattina chi si mette al posto di Maldini? Questo sono fatti della federazione. Anche il fatto di Maldini colpevole è un fatto della federazione. Secondo. Parliamole. Come? Secondo me. Ne trovi finché vuoi di allenatore. Metti Nicolai, il secondo. Ti dico io un nome, Zoff. Esiste? Che esista Zoff. È stato in ballottaggio fino al minuto prima. È stato in ballottaggio fino alla vigilia e poi Zoff. Secondo me, di prestigio che ci sa fare. Il prestigio è un altro discorso. No, ci sa pure. Io mi ricordo anche le etichette che molti hanno dato a Zoff quando allenava la Juventus e quando allenava la Lazio. Comunque, quindi, voglio dire, adesso parliamo del gioco di Maldini, delle scelte di Maldini, che deve andarsene. È questione della federazione, ne parliamo nei prossimi giorni. È una questione che riguarda tutti. Sì, ma ne parliamo nei prossimi giorni. Adesso esaminiamo la sconfitta a caldo. Noi l'abbiamo fatto subito dopo la partita, lo stiamo facendo un po' con un'analisi più, voglio dire, di riflessione. Allora, Aldo, dicevo il titolo del giornale, l'Italia fa piangere, Maldini deve andarsene. È vero che l'Italia ha fatto piangere, ma solo dopo l'ultimo rigore, perché ho visto i tifosi che piangevano dopo il calcio di rigore di Baggio. Maldini ha dimostrato fino adesso di essere un allenatore valido, a parte con l'Under 21 che ha sempre vinto. In nazionale ha superato il primo turno
al primo posto. Vogliamo, vogliamo fatti, considerare esattamente la sconfitta con la Francia? 1-0, credo 1-0, che i risultati 1-0 che abbiamo visto in contrasto con questa tesi. Con la Francia, mi dispiace, l'avevamo detto, io ieri. Ti vengo con la Francia ci stava anche di perdere. Io ti vengo incontro, Ti vengo incontro, mi deve solo spiegare Maldini che cosa gli è capitato, perché se dice che le scelte sono state tutte sue, fatte consapevolmente, va a riposo. Io volevo finire. Se no mi deve spiegare che cosa è capitato. Volevo dire da che, allora, dall'inizio, da quando è iniziato il mondiale, abbiamo detto che le squadre che vanno per la maggiore sono Brasile, Francia, Italia e Argentina. Abbiamo anche detto che l'Italia poteva benissimo perdere con la Francia, perché io non sono come me. Avete detto benissimo. Io non avrei mai creduto di perdere questa partita con la Francia. A parte è vent'anni che non battiamo la Francia. Come lascia perdere? Calci di rigore. Abbiamo perso calci di rigore, va bene. Però Spillo, ascolta me, se lì c'è un pallone e si va io e te a prenderlo, e te fai prima di me sicuramente perché sei più giovane. Il problema dell'Italia è quella, io capisco tutti che questo Del Piero non ha giocato bene. Ma non si può giocare in 10, l'hai detto tu stesso. Ma, certamente. È 10 contro 11 perdi. Ma quando devi andare a prendere la palla? Come mai la grande difficoltà dell'Italia, il primo quarto d'ora non si è contrastato un pallone ai francesi? Ma te l'avevamo detto anche ieri, perché la Francia perché non è l'ultima. C'è un centrocampo forte. C'è 8 giocatori che nessuno va a prendere la palla. E questo otto è il problema. Giocatori voi non avete capito. Avevamo anche detto che c'è un giocatore che va a prendere la palla. La parola Menicucci, poi Italocucci alto bello. L'unico neo della Francia è che non ha attaccanti validi. Questo abbiamo sempre detto. Noi avevamo l'attacco valido, non ci sono dubbi. Sì, ma ora parlavo con me. Che l'Italia si sia messa a piangere, più o meno metaforicamente, deriva dal fatto che ci ha cacciato la Francia. Non perché abbiamo perso col Brasile o con anche con la Danimarca o con l'Inghilterra o con l'Argentina, perché ci hanno mandato a casa questi qui, che oltre a fare il loro gioco di società, oltre a fare il loro gioco di società, non erano capaci. Sono arrivati in porta 13 volte, non sono riusciti a mettere una palla dentro. Va bene, abbiamo avuto il portiere, si dice che il portiere Il dramma di oggi è essere stato cacciati a casa da un gruppo di signori che hanno studiato calcio, ma che ancora non hanno imparato a metterla dentro, solo ai rigori. Hai capito? Loro hanno fatto la partita con l'Uruguay, la partita con noi. Se vanno avanti di questo passo, il mondiale glielo lasciano vincere per pietà, perché vuol dire che ne hanno bisogno. Perché noi abbiamo fatto le vigilie, Hai visto la grande Francia vincere col golden goal di Blanc, vincere ai rigori oggi, però con l'Italia in 10 uomini senza Del Piero. Ma che grande Francia! Alla fine meritava più la Francia dell'Italia. Abbiamo speso ore a parlare di Zidane alla fine. Nei due tempi regolari la Francia ha tenuto la palla 30 minuti il primo tempo e 30 il secondo. Noi avevamo la squadra più forte dei mondiali. Scusa Italo, deve mantenere la parola della promessa di ieri sera. Menicucci riesce nell'impresa storica di dire una cosa e di smentirsi dopo 8 secondi. No, questo non è vero. Questo sarà per te, non per me, perché io ti dico fin da adesso che fin dalla prima partita all'Italia la difficoltà è centrocampo, perché nessuno andava a prendere il pallone. Allora come si fa a vincere 3-0 senza centrocampo? Ma non mi aspettavo un centrocampo un pochino da un giocatore che correva. E ti aspettavi 11 contro 11 e non 11 contro 10, l'hai riconosciuto. Aldo, mi fai finire un attimo così. Ti ho detto che tu ti smentisci. No, mi smentisco. Allora speriamo che ricomincia da capo e poi vediamo se mi smentisco. Hai detto che il nostro centrocampo non ha preso una palla.
Sì. Dopodiché hai detto che Zidane ne ha prese solo tre, quindi no, vuol dire che lì non l'ha presa nessuno. No, vuol dire. Basta, Gino, dai. Ascolta, ascolta, non fare così. Hai ricevuto la frittata. Adesso dagli la risposta, no, però, fermi tutti. E così diamo la risposta. Non fare il furbo. Diamo la risposta. Non mi viene le campanelle al naso, mi viene le campanelle alle orecchie, ma scherzi. Io non intendo, te hai, siccome sei arguto e intelligente. Ti ringrazio. Ecco. Tenti di rigirarmi la frittata, perché sì, tenti di rigirarmi la frittata e io pensare mia mi faccia prendere a così dalla pesca con te, dai. Comunque non io visto molte palle morte in mezzo al campo. Palle morte, sì, sì. Anche oche morte. No, beh. Chi è? Nel senso proprio di momenti così di abbandono. No, io oggi mi sono letto la formazione sull'equipe allora. E c'era scritto i francesi ci avevano tutti vicino. Milieu du terrain, milieu du terrain, milieu du terrain. Dicevo, ma chi è che deve andare a fare i gol da ste parti? Noi avevamo la squadra che poteva fare i gol. Avevamo purtroppo ieri, detto qui ieri sera, un po' fermo sulle gambe, da solo. Alla fine poi è entrato Baggio, ha fatto un lancio e Vieri l'ha ripreso, l'ha lanciato e davanti non c'era nessuno. Ma è difficile giocare. Mi togli sempre. È difficile giocare se palla lunga, pedalare e basta. Gino, olio cartolino qua. 50 secondi di pubblicità. Allora, a questo punto io vorrei mandare in onda una dichiarazione di Gigi Di Biagio. È una dichiarazione molto che fa onore al giocatore, è una dichiarazione che diciamo contrasta violentemente con quello che ha detto, come Maldini ha evitato diciamo, di rispondere a una critica. Sentiamo Di Biagio perché chiede scusa per una cosa che è normale in un giocatore, sbagliare un calcio di rigore, chiede scusa agli italiani, quello che non ha fatto Maldini. Di Biagio, al processo. Ti è crollato il mondo addosso, no, lì Gigi, quando hai preso quella traversa? Sì, è un momento che non auguro di passare a nessuno. È dura sbagliare un rigore decisivo in una partita che ti può dare la semifinale. Mi dispiace tantissimo per tutti quanti, per i compagni, per il mister, per i tifosi. Fare tanti sacrifici di arrivare qua, uscire per un rigore è veramente dura. Poi sbagliarlo, essere in prima persona come artefice, diciamo così, è cioè un mondiale che non dimenticherò mai per vari aspetti, uno tra questi è questo. Senti, cos'è che non ha funzionato lì dagli 11 metri? Volevi tirarlo così, la pressione era troppa, cos'è successo? No, ero tranquillissimo, volevo calciarlo forte centrale e ho preso la traversa. Niente, non mi sento di dire altro in questo momento. Senti, la squadra, come l'hai vista? In alcuni momenti abbiamo detto con i tuoi compagni c'è stata una pressione molto molto forte della Francia e le cose sembravano precipitare. Sì, abbiamo attratti, direi, abbiamo sofferto un pochino, ma questo si sapeva, era inevitabile. Tutto sommato siamo usciti a testa alta, secondo me, abbiamo giocato una grande gara e a volte potevamo anche far gol. Questo è il calcio, è crudele, no? Quindi l'Italia evidentemente ai rigori non deve mai andare avanti e ci dispiace, e mi dispiace ancora di più a me. Mi dispiace, ecco, mi dispiace. Evviva l'onestà, l'onestà. Da uno che ha dato tutto in campo, in tutte le partite finora. È un segnale anche questo, lui sì. Ha fatto un gol di testa, splendido. È stata la sorpresa insieme con la sorpresa. Tra l'altro non era titolare all'inizio del mondiale, è entrato ed è stato l'uomo che ci ha fatto uscire al tempo stesso. Oggi, anche quei segnali del football. E oggi quando abbiamo giocato, comincia a credere a quello che dice Cucci. Sacrifici enormi. Però Di Biagio si è riconosciuta la condizione atletica perfetta, lo si è messo in squadra, si è tolto un Albertini con vedere della nazionale. Per Baggio questo non c'è è una Baggio. Differenza questo fondamentale, è il mistero. Ma è il mistero. Non è un mistero, perché sappiamo non mistero? Tutti come non ne parla, vedi? Noi sappiamo che non è un mistero perché sappiamo come Baggio è arrivato in nazionale. Faccelo sapere, no, perché no, non lo no, sanno. Non faccelo. Lì te lo dice di no. Il mistero continua a essere il mio perché ha fatto giocare Del Piero,
vedendo tutti che Del Piero non era in grado di giocare. Italo. Perché è venuto a raccontarci Italo. Sempre quella palla da Marsiglia in avanti. Italo. Perché nella partita precedente lo provi, vediamo di qua di là. Addirittura, si era visto che Marsiglia, non c'era molto. A Marsiglia, ma Marsiglia proprio a ha giocato benissimo. No, ma, a Marsiglia, no, mi è piaciuto. Io vorrei sapere, fino a quando non è iniziata la partita, sì. Quanti di noi, anche ieri sera, è stato parlato che Del Piero partiva tranquillo, ecco, nessuno ha contestato. Ma come partiva tranquillo? No, guarda, hai partecipato a un'altra trasmissione. Perché eravate in Andoni, hai partecipato a un'altra trasmissione. Che Del Piero ti sei sbagliato con un'altra trasmissione. Sì. Qui è stato detto che Del Piero, l'ho chiesto proprio io a te, che cosa pensa Baggio? Che tutta l'opinione pubblica detto, è con lui. Io ho detto, lo vedo triste. Del Piero non è in forma e purtroppo l'allenatore punta solo su Del Piero. No, continua a dire questo, ho detto, auguriamoci che ci smentisca, ma che ci smentisca. Io ti ho detto, perché ieri la condizione atletica del Piero era conosciuta. Tutti che arrivasse Paolo Rossi, perché addirittura ce lo siamo augurato tecnico, questo. La messa sul piano giornalistico, noi abbiamo la fantasia di fare il titolo adesso, Paolo Rossi 82, 5 partite, aspettate, arriva il suo turno, esplosione. Casi completamente diversi, come dicevo l'altra sera a un testimone dell'82 che era Altobelli. Due casi completamente diversi, Rossi e Del Piero. Però ieri sera ho detto, e aspettiamo che arrivi Rossi. Io aspetto ancora, non mi ha neanche telefonato Rossi. Bene, ma scusa, non è mai Italo. Apparso. Io... E mi devono spiegare perché da Marsiglia si sono spremuti nella parte della nazionale federale a dire che Del Piero era in grande condizione, Lippi era in grande condizione, quelli che passavano per la strada in grande condizione. Ma io credo perché che Maldini si deve infierire Maldini, su Del Piero, strada facendo, è il più innocente Del Piero, perché un allenatore non l'ha riconosciuto la sua scarsa condizione atletica. Voleva recuperare Del Piero. Salvo il fatto che poteva andare perché lui a dire, perché il torneo comunque è lungo. Tu sai che è difficile per un calciatore chiamarsi fuori. Ma ci siamo chiesti se noi veramente avevamo i mezzi per arrivare in finale? Allora, 11 contro detto. 11 sì, 11 tu contro 10 no. Tu non eri neanche a quella trasmissione, perché io è una vita che dico che noi avevamo i mezzi per arrivare fino in fondo e vincere. Poi mi prendo le mie responsabilità se torniamo a casa, dice quello ha detto una fesseria. Sì, caro Antonio Caliendo, ci sono state non i giornali mia che hanno attaccato questa hanno trasmissione per puntare sempre su Baggio e su Del Piero, dimenticando che loro stessi giornali scrivevano questo, perché è il fatto del giorno, Italo. Ed è il fatto dell'anno, è il fatto di questo mondiale per parte azzurra. E la cosa ecco, mi rattrista molto la gente. Perché Aldo si è la poi gente. Tentato di arrivare a Baggio Del Piero insieme per trovare un posto a Baggio, sia ben chiaro, sì. Volevamo comunque 85, trovare un posto a Baggio, loro facevano giocare insieme. 85 a 15, puoi immaginare, ecco, tutta l'Italia calcistica è stata la cosa veramente che mi fa star male è che per tutti i mondiali si è parlato di due giocatori e abbiamo ignorato completamente gli altri, perché mi sembra che allora chiedete perché, me lo chiedete e rispondi, sì, perché Baggio e Del Piero sono i giocatori di maggiore classe, i giocatori che colpiscono la fantasia, i giocatori per i quali tutto il mondo si è chiesto perché non giocano insieme. Djorkaeff e Zidane è stata la risposta francese, hanno giocato insieme. Baggio e Del Piero c'è stato un Maldini che ha detto per me non giocheranno mai insieme, non l'ha fatto mai giocare insieme, e tra i due ha scelto il meno importante, proprio il tuo protetto amico non l'ha scelto, non l'ha voluto. No, tra parentesi, un Del Piero o un Baggio in ottima forma erano le armi per questa Italia che, dobbiamo dire, oggi, in una prova che stiamo criticando soprattutto per i primi 80 minuti, ha dimostrato di avere una difesa, voglio dire, forte, perché guardate oggi Cannavaro ha giocato in una maniera straordinaria. Pagliuca. Bergomi non ha. Pagliuca ha giocato bene tutto il mondiale. Bergomi la partita. Non ha sbagliato un intervento. Costa Curta ha giocato bene. Maldini oggi ha giocato meglio di tutte le altre sue partite precedenti. Così è così perché nemmeno lui è in forma. Posso dire una cosa? Le delusioni di oggi, a mio modesto parere, sono state, oltre a Del Piero, Dino Baggio, che aveva dichiarato di voler essere libero dalla marcatura di Zidane per proporsi e oggi invece non ha trovato mai la posizione in campo. Un Baggio, la favolosa marcatura su Zidane, te la raccomando, come è venuta fuori. No, però comunque la marcatura di Pessotto non era il giocatore adatto, però Pessotto momenti fondamentali. Sì, ma vabbè, ma Zidane non è mai entrato in area di rigore. Ha avuto reverenza per Zidane, era previsto. Io temo Toni che là dove ci hanno pensato molto gli è venuto il mal di testa e hanno sbagliato. Sì, forse si agivano più istintivamente. Ricci ha detto che mancava l'oggetto in questione e pensavano.
appunto. Però a un certo punto meglio si decideva. Io dico così, una cosa, che l'equivoco non è Baggio Del Piero. Eventualmente Baggio Inzaghi, Baggio Chiesa. Sì, ma perché Del Piero non doveva giocare. Dopo la prima partita nella quale lui si è visto che non stava in piedi, si è andati avanti, allora Baggio Del Piero, Del Piero Baggio. Perché nell'ultimo quarto d'ora, agli ultimi 20 minuti, doveva sostituire Vieri, io credo di sì, perché no, ce la prima faceva più, continuiamo poverino. Dopo ecco dove trovi le break dove, eh? Di pubblicità, break di pubblicità di 2 minuti e 30 secondi. Che uno si mette qui a dire io voglio vedere i giochi. Sentiremo tra poco Roberto Baggio, un signore. Massimo Caputo, tu parlavi di Maldini troppo difensivista, quest'Italia è stato oggi frutto anche delle sue scelte tattiche, della mentalità. Sì, perché voglio dire, la Francia aveva avuto un atteggiamento abbastanza controllato fin dalla formazione iniziale, quando aveva rinunciato a un attaccante per mettere un centrocampista come Karembe, e quindi, voglio dire, si vedeva che aveva comunque una certa soggezione nei confronti dell'Italia. Poi abbiamo visto nel corso della partita come invece Jacquet, che è contestato dai francesi perché è troppo difensivista, però ha messo due attaccanti dentro, Henry e Trezeguet, una botta sola. La differenza è che Jacquet la lascia, Maldini gliela fanno lasciare. No, vabbè. Okay, vabbè, no, ho fatto lasciare anche Jacquet, Aldo. Tant'è che i due attaccanti che lui ha messo oggi sono gli attaccanti dell'allenatore che la prende il suo posto, già guadagnato, poi si vedrà. Sono entrati questi due attaccanti, per l'Italia è entrato prima Albertini, poi è entrato Roberto Baggio. Dico che c'è stato un particolare successivamente di Dilivio che era già pronto ad entrare, io credo, al posto di Moriero, si è poi infortunato Pessotto ed è entrato dunque comunque Dilivio a sostituire Pessotto. Però io voglio dire che invece la partita, e poi il calcio è bello per questo, Moriero, che sarebbe stato sostituito, è stato il giocatore che ha giocato meglio insieme a Baggio. Io sono dispiaciuto perché in una partita importante come quella di oggi non sono riuscito a vedere giocare insieme Baggio e Del Piero, perché a un certo punto la partita di oggi non l'abbiamo visto con le partite facili, non abbiamo visto che partite delicate, ha sfidato tutti. Allora, scusa, non so se siete d'accordo ecco con me, non siete d'accordo così con me, però a un certo punto, dopo 20 minuti 25 che la Francia ha attaccato, ha sprombattuto e il risultato zero tiri in porta il primo tempo e anche il secondo tempo, ma io il secondo tempo mi giocavo la partita, facevo entrare Del Piero, io facevo giocare Del Piero, Baggio, Vieri e Moriero a destra, perché a quel punto lì i francesi mi sembra che ce n'avevano poco da spendere, certo, e noi l'avremmo messi in grande difficoltà, per questo. Adesso se perdevamo 1-0 però Massimo ha detto una cosa, la mentalità difensivistica, lui voleva togliere Moriero e mettere Dilivio, ma sai perché? Perché a un certo punto voleva andare a rigori, a un certo punto fai a parlare di mentalità difensivistica di una squadra che si oppone alla Francia, che invece ha tutta un'altra mentalità, sembrerebbe una squadra come la nostra che aveva in panchina degli ottimi attaccanti. Allora cos'è? Non è difensivistica, perché li ha portati lui, non gliel'ha mica mandati il dottore. Le scelte le ha fatte lui. Poi mi devi spiegare perché ha fatto quelle scelte? Nella perché partita non mette con l'Austria gli attaccanti, li fa giocare. Riposo, all'improvviso no, finito. No, ma anche perché a noi all'improvviso da Marsiglia in avanti abbiamo deciso che dovevamo stare lì. Ed è chiaro che per un bel po' ti può anche andare bene. Se non ci fosse da segnare per uccidere questa Francia, per uccidere il mondiale, con l'Austria. La partita era stancava a centrocampo, vincevamo 1-0, sono entrati Baggio e Inzaghi e la partita ha preso un altro aspetto, perché oltre ad entrare due giocatori nuovi, entravano due giocatori veri, certo, cioè due giocatori che non ha nessuno, neanche il Brasile facevi ha la forza offensiva che abbiamo fregava, noi. Facevi il cambiamento vero. Sei proprio sicuro che finiva 3-0 per noi? No, sicuro? No, io sto dicendo che il tentativo... Lui ha vinto 16 miliardi al Superenalotto l'altro giorno, quando dice le cose è sicuro. Stiamo parlando di tentativi, cioè quando tu hai questa questi sera giocatori ogni sconfitta si parla di tentativi, voi sapete che mi dispiace che si attacca un allenatore, un uomo come Maldini
che se non altro ha sempre dimostrato della grandissima... Bisogna ricordarsi, avere buona memoria, perché tu hai partecipato ad altre trasmissioni. Noi l'abbiamo criticato prima, Maldini sai che ha detto nell'intervista adesso, la possiamo pure far rivedere, sì. Col se e col poi non si costruisce nulla, noi l'abbiamo fatto prima. Non col secco, scusa, ma io sono d'accordo. Prima, d'accordo. Allora tu dici se attacca un allenatore, l'abbiamo attaccato prima. Scusami, Caliendo, non sei perciò venuto non ha qui voluto a dire rispondere. Molte volte, io ti ho visto anche dall'Italia che dicevi sì. Che Baggio doveva giocare. Chi lo doveva fare? Ho sempre Baggio non poteva essere. Noi ci abbiamo provato a farlo giocare. Ci abbiamo provato a farlo giocare. Non ci siamo riusciti. Ci abbiamo provato, non ci siamo riusciti. Ora parliamo di Maldini. No, stiamo parlando di Maldini perché, vabbè, non si parla di Maldini adesso. Oggi, no? Adesso è l'unico colpevole, è giusto, ma no, è lui. Perché io ho sempre detto e sostenuto che quando voi facevate le informazioni, ho sempre sostenuto che Maldini si sarebbe preso. Che l'unico che non poteva far giocare Del Piero in nazionale era Maldini. Sì, c'è una pubblicità, sì. E poi è successo il contrario. Certo. Non ho capito. Una pubblicità sul giornale è venuta, che è l'unico di una ditta, non so quale, che diceva che l'unico che non può far giocare è Del Piero. Alessandro Del Piero nazionale è Maldini. È Maldini. E infatti ci fu una prima poi. E lui si è ricreduto. Cioè lui si è preso le sue responsabilità. Maldini ha detto, le formazioni le decido io, ce l'ha detto qui. Noi gli abbiamo detto, benissimo, tu hai diciamo il compito, la funzione, la responsabilità di fare la formazione. Noi abbiamo il compito, la funzione di criticare le tue scelte. Se sono giuste, secondo noi diciamo che sono giuste, poi puoi avere ragione tu, possiamo avere ragione noi. Abbiamo detto che ha fatto malissimo non mettere Baggio e le abbiamo spiegato i motivi tecnici, cioè quello che è più in forma, i motivi psicologici, l'umore popolare, che è importante perché si riflette sull'ambiente azzurro. Non ha voluto sentirci da questo ricco e non ha voluto sentire nemmeno quello che io ho detto io. Dici perché non hai potuto andato. Ma io credo che lui risponderà. Risponderà. Voglio vedere prima o poi risponderà. Come risponde al fatto della panchina, prima con i parenti, poi con un'altra cosa. Certo, risponderà. Io penso che Maldini sia abbastanza duro per rispondere adeguatamente. Una battuta di Giacomo Bulgarelli che ha fatto il giocatore per tanti anni. Una battuta di Giacomo Bulgarelli. Come è triste avere ragione. In questi casi è tristissimo. Certo. Io sarei felicissimo dalla parte noi del torto. Avremmo avuto con guarda i tifosi italiani che sono in silenzio lì amareggiati. Avrebbero fatto festa, avrebbero tirato fuori le bandiere. Se si fosse vinta la partita, avrebbero tirato fuori le bandiere. Guarda, avrei preferito i drappi azzurri, avremmo fatto pure noi in questo studio. Il problema è questo, aver perso soprattutto contro i francesi, che è un altro discorso. Guarda la sarebbe stato meglio perdere a Wembley. Sarebbe stato meglio perdere altre partite, ma con i francesi questo ce lo trasciniamo per altri per no, tutto il campionato. Beh, con i francesi c'è che l'altro versante però, cioè? Che li abbiamo fatti così contenti. Sì, però hanno preso su poco. Attenzione no? Italo, no, perché è vent'anni preso... che non li battiamo. Ma va bene, sta... che tre incontri. Ci hanno battuti via nell'86. Quando Aldo fa un'altra trasmissione raccontiamo poi com'è nata la sconfitta dell'86 perché anche quella è bella da rivisitare. Sì, ma guarda, però per bischierate di questo genere direbbe sta di fatto che dall'altra parte c'era una squadra più forte di noi. Italo. Nell'86 erano decisamente più forti. Erano un'Italia votata. Anche noi avevamo tre o quattro elementi. Però in quel momento lì non erano. Un'Italia votata ha delle strane fedeltà, che sono le cose che non capisco. Dobbiamo essere fedeli a noi. A parte che qui le infedeltà le hanno consumate tutti i giorni. Poi all'improvviso, in campo, ecco, questa è la situazione. Allora, vediamo un attimo il televoto. Ormai la maggioranza schiacciando questo televoto. Praticamente, eccolo lì, 88 a 12, pensate un po'. Sarebbe interessante sentire il 12%. Il 12%, perché non ha colpa Cesare Maldini? Votazione plebiscitaria. Allora, cosa è successo? C'è un momento Inditel con gol del mio Rivaldo. E poi Baggio, il suo Rivaldo. Come si dice? Rivaldo. Inditel, Information Technology. We'll be right back.
baciato la fede, hai visto? Ha baciato la fede della mamma. Ha baciato la fede, Rivaldo, sì, è vero. Subito dopo. Allora, subito dopo il gol di Rivaldo. Il tuo idolo, uno dei tuoi idoli. 50 secondi di pubblicità. E poi Roberto Baggio. Allora, io voglio chiudere questa puntata sentendo e vedendo Roberto Baggio, l'uomo che è stato certamente negletto dall'allenatore Maldini, l'uomo che tutta l'opinione pubblica voleva vedere in campo e non ha avuto la fortuna di vederlo, né insieme a Del Piero né solo come titolare di partenza. Roberto Baggio al processo. Roberto, allora ci tocca ancora una volta parlare dopo un'eliminazione ai rigori, tre mondiali consecutivi che purtroppo hanno segnato la nostra storia. E come va? Hai detto tutto, è il terzo mondiale che purtroppo ci vedo uscire per i calci di rigore. Non so che dirti, abbiamo perso un mondiale, una semifinale, un quarto per i rigori. E, insomma, difficile anche da spiegare, no? Senti, finché sei stato in panchina, come l'hai vista questa Italia? A tratti è stato anche imbarazzante che la Francia ha spinto molto. Beh, ma sai, loro giocavano in casa, era anche scontato che comunque qualcosa in più dovessero rischiare. Noi abbiamo cercato di fare del nostro meglio, abbiamo avuto forse poche occasioni, però comunque sì, credo che non abbiamo sofferto tantissimo. Insomma, un pochino sì, Ma come ho detto prima, loro avevano una spinta notevole da parte dell'ambiente per cercare di far gol, cosa che comunque noi abbiamo cercato di contrastare, no? E da parte mia posso dire solo che... Ciao! È passato Due Carri e ha detto sei tu il fenomeno a Roberto Baggio. No, vabbè, comunque, perché ha vinto. Allora adesso è facile, ma comunque sia... Credo che da parte mia, ma anche degli altri, c'è la grandissima voglia di fare bene. Io avrei voluto giocare, ma non ero l'unico. Però credo che fosse anche giusto dare la possibilità ad Alex, perché comunque era una delle grandi star di questo mondiale ed era attesissimo. Io quando ho avuto la possibilità credo di aver fatto bene. Di più credo che non potevo fare. Mi dispiace che comunque sia siamo usciti per un'altra volta per i calci di rigore. Senti, quella palla a un certo punto, la tua palla è uscita tanto così, hai fatto anche il gesto ai tuoi compagni dall'incrocio dei pali. Cosa hai pensato in quel momento? Ma guarda, in quei casi lì quando la palla ti scende dall'alto così, guardi il portiere e poi guardi la palla, io quello che ho fatto, poi ho calciato e credo di averla calciata troppo bene, perché se la prendo male magari la metto dentro. In quel momento l'ho presa di collo pieno, precisa, ed è uscita di niente. In America sarebbe andata dentro? Ma non lo so se sarebbe andata dentro, la realtà è che in Francia non è entrata. Ecco chi è Roberto Baggio, un campione, un signore. Spillo, vorrei chiudere questa puntata, do la parola, mi hai chiesto di dire... Sì, no, volevo dire che una piccola soddisfazione anche per me, perché dal primo giorno che sono arrivato e dicevo che Baggio meritava di giocare, sono stato attaccato qui... Per tutti da... Sono stato attaccato... Da uno che è qui, che non faccio il nome ma il cognome, Menicucci, che mi diceva che parlavo bene di Baggio perché Baggio andava nell'Inter. Caro Gino, questa è la dimostrazione che il calcio lo deve raccontare chi lo ha giocato. Certo. E non solo allora, chi ha fischiato. Per questa volta io lo prendo con spirito picchio. Domani ci mancherebbe. Io accetto molto volentieri questo, ma ricordati, Spillo, che al calcio si gioca nel centro del campo, capito? Che al calcio... Però Baggio sa giocare al centro del campo, sì, Gino, ed è sostanzialmente differente, perché la polemica, secondo me, fa sempre bene la polemica, guai chi non ama la polemica, si imparenta ai regimi. Allora, si conclude qui la 28ª puntata del processo. Domani apriremo una discussione sul dopo Maldini. Chi prenderà l'eredità di Maldini? Proporremo un grande televoto popolare. Ma adesso Laura, chiudiamo questa puntata, vi spiegherà, vi racconterà, vi ricorderà gli appuntamenti di domani. Laura. Dopo la sigla.